Io non interrompo il capogruppo di opposizione. Io preciso, onorevole Bonafede, la ringrazio, onorevole Bonafede, non ci siamo. Onorevole Bonafede, non ci siamo. Mi deve consentire di precisare. Lei non ha il potere di interrompere. Sia buono, onorevole Crippa, non mi costringa a richiamare. Lei ha il potere, la possibilità e il diritto di regolare i lavori dell'Aula e può anche intervenire chiedendo un chiarimento a chi sta parlando, ma lei non può arbitrariamente col suo ditino toccare il tasto e togliere la parola a un onorevole Bonafede, la informo che la Presidenza non ha nessun ditino. Mi faccia finire. Qui quella Presidenza dovrebbe ogni tanto tornare a ricordarsi che quando un deputato della Repubblica parla e quindi quando viene interrotto, in quel momento sta parlando a nome dei cittadini italiani, per cui quando lei col suo ditino toglie la parola a un deputato, la sta togliendo a una parte dei cittadini italiani. Se lo deve ricordare sia lei che tutti gli altri vicepresidenti e soprattutto la Presidente Boldrini. Grazie. Allora, onorevole Bonafede, intanto la informo che la Presidenza non ha nessun tastino con cui togliere la parola a nessuno. In secondo luogo, quando un deputato della Repubblica parla, il Presidente della Camera, che rappresenta la Camera, ha la facoltà di richiamarlo se il deputato si discosta dalla questione o pronuncia parole che la Presidenza ritenga essere debbano essere precisate. Siccome il suo capogruppo sosteneva che la Presidenza stesse facendo una sorta di qualsivoglia violazione non interrompendo la seduta, io voglio precisare che la Presidenza non è che si impunta per un orientamento politico, non si fa quasi mai, salvo circostanze eccezionali, la sospensione della seduta per presentare i subemendamenti agli emendamenti in corso di seduta. Quindi non è che la Presidenza sta innovando, sta seguendo la prassi. Se uno la prassi non la conosce, è cosa altra. Dopodiché l'onorevole Crippa mi ha posto una questione da porre in votazione. Io non faccio svolgere un intervento a favore e uno contro, facendone svolgere due a favore, permettendo a quello che la chiede di fare un intervento a favore. Se l'onorevole Crippa intende parlare a favore, ha la facoltà di prendere la parola e motivarlo per 5 minuti. Ha facoltà, lo chiede e lo può fare. Onorevole Sannicando, su che cosa? Però lei sta guardando sempre di là. Onorevole Sannicandro, io due occhi ho, non è che ce n'ho troppo. Ho capito, ma non vuole mica addebitare a me questa sua carenza. Ho capito, onorevole Sannicandro, siamo in due a avercela sta carenza. Prego. Presidente, io credo che non ci sia bisogno né di invocare la prassi, ma semplicemente il buonsenso. Lei ha detto che era in distribuzione, poi ho capito che bisognava invece andarlo a trovare. Finalmente ho trovato il parere della Commissione Bilancio. Consta di 6 paginette, che poi concludono alla fine, sono andato subito al dispositivo perché i tempi che lei ci concede sono sempre secondi, e dice non si approva, punto. Io voglio leggere la motivazione. Mi pare che sia una cosa normale. Non credo che sia una prassi della illogicità. Quindi, se perdiamo un quarto d'ora, come è stato dato d'altra parte alla Commissione Bilancio, noi abbiamo sospeso qui la seduta perché la Commissione Bilancio...